Per imparare la musica è necessario dapprima studiare le 7 note musicali e poi capire le regole che ne determinano il comportamento. Per acquisire una lingua è necessario partire dalle lettere dell'alfabeto e imparare le regole di combinazione che ci permetteranno di leggere e scrivere le parole. Così, per capire la chimica, è opportuno studiare le sostanze semplici e le regole che ne determinano le trasformazioni. Come le 7 note musicali e le poche lettere dell'alfabeto danno origine a un numero infinito di spartite parole, anche le poche sostanze semplici, combinandosi fra loro, sono in grado di formare tutto ciò che ci circonda. Le sostanze semplici di partenza sono gli elementi chimici. Rispetto alle note musicali e alle lettere dell'alfabeto, gli elementi noti sono 118. Gli elementi sono classificati e raggruppati nella tavola periodica, ideata dal chimico russo Dmitri Mendeleev. È il 6 marzo del 1869. Sin dalla notte dei tempi, i chimici avevano notato che, fra gli elementi diversi, alcune caratteristiche si ripetevano periodicamente. I chimici, direi, di tutte le epoche hanno sempre cercato di trovare un sistema che desse un ordine agli elementi chimici scoperti. I tentativi di classificare gli elementi sono stati parecchi, ma quello di Mendeleev fu il più geniale. Aveva creato 63 carte, una per ogni elemento conosciuto, su cui aveva riportato le principali proprietà, incluso il peso atomico. Si dedicò senza sosta a provare a disporre le carte in vario modo e si accorse che le proprietà chimiche degli elementi si ripetevano periodicamente. Mendeleev ha avuto il coraggio di lasciare alcuni buchi vuoti che corrispondevano agli elementi mancanti, cioè non conosciuti, non ancora scoperti. Il 6 marzo del 1869 nasce la prima tavola periodica degli elementi, che Primo Levi definì una poesia. La scoperta della tavola periodica ha cambiato il mondo perché ci ha fornito gli strumenti per interpretare fenomeni naturali che avvengono nella nostra quotidianità. Dalle caratteristiche degli elementi più comuni, come l'ossigeno, a quelle degli elementi meno conosciuti, che sono nascosti negli oggetti e nelle sostanze che usiamo quotidianamente. Bisogna saper leggere con attenzione ciò che ci dice la tavola periodica. Una delle ultime versioni è nata per sensibilizzare la popolazione mondiale sul problema delle risorse. Questa nuova tavola evidenzia la potenziale scarsità di molti elementi chimici naturali e cerca di far emergere un concetto che non sempre è associato alle sostanze chimiche, che è quello del rischio estinzione. David Cole Hamilton ha affermato: «È stupefacente vedere come tutto ciò che c'è nel mondo sia costruito con 90 mattoni, i 90 elementi chimici che si incontrano naturalmente. Di ciascuno c'è solo un quantitativo limitato e noi usiamo alcuni di essi tanto rapidamente che spariranno dal mondo in meno di 100 anni. Molti di questi elementi sono in via di estinzione. Dobbiamo proprio cambiare il telefonino ogni 2 anni?»